eyes will tan his hide. Oh, poor old man. And if he don't, I'll ride him again. And we say so, and we know so. And I'll ride him until the Lord knows when. Oh, poor old man. He's dead as a nail in the lamp room door. And we say so, and we know so. And he won't come worried. Oh, poor old man. Salve, Bonnet! Una nave tutta vostra, vedo! Sì, Barbanera mi ha scaricato, temo. Ma io ci provo da solo, ho deciso. Bene, è grandioso! Sì, sarà un successo! Vi racconterò le mie avventure la prossima volta! Edward! La vostra amicizia è il miglior tesoro che abbia trovato in questi mari! Vale più dell'oro, dell'argento e del rum! Io vi ringrazio del coraggio che avete infuso in me! Grazie, signore! Vi auguro ogni bene! Volete tornare a casa? Volete rivedere le vostre mogli, i vostri figli e i vostri amici? Eppure mi risulta che il vostro governo non ci mette il minimo impegno per il vostro rilascio. Ostaggi per medicine! Era la mia sola richiesta. Forse farei meglio a dare le vostre viscere ai cani e le vostre ossa ai pesci! Dio santo! Ecco il mio dubbio. Uccidervi. Oppure portarvi a fare razzia con me. È una decisione assai importante, non priva di rimorsi. Salve, Edward. Che diavolo fai, amico? Tutta Charlestown ci punta gli occhi addosso. È il mio scopo. A distanza, ma in piena vista. Dove sono le medicine? Abbiamo mandato un uomo a trattare con il governatore. Una settimana fa. Da allora, niente. Ci penso io. Dammi un giorno. Del movimento laggiù. Sono soldati? Sì, e sembrano di fretta. Propongo di seguirli, prima che se ne escano le sorprese. A che pensi? Barbanera è all'opera da 8 giorni. Quindi è probabile che qualcuno abbia già preparato le medicine. Non si sa. Ah, ma non si muovono. Sto pensando a un altro modo per uscire. Già, quindi scopriamo dove le tengono e speriamo bene. Lasca, terza rola dei capi. Attento, capitano, siamo vicini alla torre di guardia. Sciogli i treni. Alza un po' di vele. Sciogli tutte le vele. Un'altra torre di guardia. Ammaina le vele. Diamoci forza. Si alza la nebbia. Dove ci
mezze vele, capitano. La velocità non ci aiuta. Sciogli i treni. Attento alle secche. Questa volta ci vedono per forza, capitano. E non c'è altra via. C'è sempre un'altra via. Ferma tutto! Alza un po' di vele. Sciogli i coltellacci. Li vedo. Laggiù. Speriamo che il fiume resti ampio. Questa nave è fatta per il mare aperto, non per le palude. Chiudi. Se ci incagliamo ora, non ne usciamo più. Ammaina le vele. Sciogli i treni. Non devono vedere che li seguiamo. Cazza e segui il vento. Continuiamo così, capitano. Lasca, terzarola le gabbie. Ammaina, terzarola i trevi. Alza un po' di vele. Ammaina tutto. Ammaina le vele. Sciogli i treni. Ammaina, terzarola i treni. Sciogli i coltellacci. Se ne vanno, capitano. Allora lo seguirò da solo. Tornerò con le medicine. Sì, bene.
minuti, insetti. Già, le zanzare ti succhiano via la vita, Barbanera. Per te è vero quello che dicono di Barbanera. Esce il fuoco dalla sua testa, come se fosse un vulcano. Se non è il diavolo in persona, allora ha fatto un fatto fortuna. Per fortuna la sua nave è là all'ancora e non si è fatto strada fin dentro a Charlestown. Con tutti i pirati, qualcuno dovrebbe sistemarli. Si impiccheranno alla fine, tutti, fino all'ultimo. Immagina che sia tutto per loro, o il Room, ecco. Solo le medicine possono uccidere i parassiti che infestano quelle navi. Sifilide e scorbuto, certo. Devono essere delle bare quelle navi pirata. Cos'è stato? Era un alligatore, vero? Viene dritto verso di noi, lo sento. Alligatori stasera. Per me ce n'era uno proprio accanto alla barca. No, non ce n'è. Sei sicuro? Ho sentito qualcosa in acqua. Io non ho visto niente. Ora vai, il capitano aspetta. Non mi importa degli incidenti. Quali notizie hai dal porto, soldato? Parla! Niente di nuovo, temo. Stanno resistendo, ma presto uccideranno uno dei prigionieri, a quanto sembra. Forse è ora di... di arrendersi. Ma presto uccideranno uno dei prigionieri, a quanto sembra. Forse è ora di... di arrendersi. Mi hanno incaricato di gestire la città. E non intendo certo cedere al ricatto di un vile pirata. Nemmeno se fosse il diavolo in persona. Signor sì. Che la chiave delle scorte è mia. Nessuno toccherà le medicine. Possa la peste sterminarli tutti quanti. Che idiota. Cosa? La loro nave è qui! Pirati! Indietro! Alla magione! Lo skipping!
Aiutami! Scaccia questi diavoli! Barbanera vi ha fatto la migliore offerta mai formulata da un pirata. Potete aborrire i suoi metodi, ma vi chiede solo medicine. Ed è quello che avrà. Dovevate accontentarlo. È tornato, capitano! Cosa hai preso? Due casse. Le risorse per preparare nuove dosi. Un'idea assai saggia. Ne sento poche di questi tempi. Sentito, signor Rax. Il mio amico ha il bottino e ha salvato il vostro esile colmo. Non lo volete ringraziare? Dobbiamo lasciare queste acque, Tacce. Il governatore allerterà i suoi soldati. No, va pure se vuoi. Ho affari da trattare al nord. Hai chiuso, è così. Ci abbandoni. Basta Nassau? Senti, amico. Ho superato da un bel pezzo la quarantina. E se non trovo un modo di superare la boa dei 50 in tranquillità, preferisco andare dritto all'inferno per restare capitano per un altro anno. Ci rivedremo, lo so. In questo mondo o nell'altro. Sto salendo di sopra. Olivier vuole parlarci della sua idea di montare un trailer usando alcuni dei video che hai registrato questo mese. Stai con calma, ti aspetto all'ascensore. È successo questo? Sono qui. Sei pronto? Ci aspetta. Ho guardato qualche video di questa settimana. Grandioso, Barbanera era un pazzo. Ci siamo entusiasmati quando è saltata fuori l'idea di fare un trailer su di lui. Magari con lui che beve, che parla con altri pirati e che racconta una storia. E poi tagliamo con lui che si aggira sul ponte della barca. Scusa, nave, non barca. Lui che salta in giro per il ponte, si appende alle corde e lotta come un diavolo. Ovviamente dovremmo modificare un po' il materiale che abbiamo per migliorarlo, ma sarà grandioso. Mi si rimestano tutte le budella al solo pensiero. Scusa. Bonjour, ça va? Scusa il ritardo. Niente, potete entrare. Ciao Melanie, vi ho visti entrare. Mi serve un minuto con te soltanto. Sono al telefono con Letizia a proposito del progetto Kenway. Sì, certo. Scusami tanto, ti chiamo dopo. Non ci vorrà molto. Ehi, ciao. Hai un secondo? Certo che ce l'hai. Va al punto segnato sulla mappa. Ho un lavoro per te. Voglio collegare le telecamere dell'edificio a un sistema di controllo centralizzato, ma molte sono calibrate male. Un'altra porta chiusa. Non è un problema. Voilà! Ora hai anche un accesso di livello 2. Ti aggiorno il trasmettitore. Misura di sicurezza.
Devi trovare la combinazione di numeri giusta per regolare l'onda. Facile, no? Scegli un selettore numerico e cambia il valore. Quando avrai trovato la giusta combinazione di numeri, otterrai l'accesso. Cercando di ostacolare nessuno, ma al momento non abbiamo le risorse sufficienti per raddoppiare le ricerche. Far quadrare il bilancio spetta a te. I prodotti di intrattenimento sono solo un modo per pagare i costi di ricerche molto più importanti. È così che va il mondo, eh? I soldi sporchi finanziano gli ospedali, hai capito? Siamo con te, Letizia, tranquilla. Ci sta lavorando il nostro uomo migliore, vedrai. Ma ci vorrà tempo. Saresti tu. Bene. E grazie a tutti e due. Aspetto con ansia la vostra consegna. Ci vediamo alla riunione degli azionisti, Olivier. Non vedo l'ora, Letizia. Ciao, ciao. Che stronza! È un po' troppo presto per trattarmi in questo modo, eh? Forza! Allora, cosa si fa? Quello che vuole la signora. Puntiamo sull'osservatorio. Assassini, templari, che cazzate. Mi incuriosisce la riunione degli azionisti. Che ne dici di entrare nell'ufficio di Olivier e provare a cercare la sua agenda? Oh, cosa? L'idea non ti piace? Allora che ne dici se faccio la spia su di te, hacker? Sei mio. Intendo dire... Non voglio rovinarti la vita, perciò fa come ti dico. Ora va alla finestra. Visto che non puoi entrare nell'ufficio di Olivier dalla porta, ho aperto un altro percorso. Si sale! Sapevi che l'Abstergo era diretta dai Templari? Oh sì, lo so che sembra una pazzia, ma alla fine anche l'atterraggio sulla Luna era finto, no? Tutto è possibile. Ci siamo. Puoi entrare da quella porta oppure lanciarti dall'atterraggio. Toccate. Oh, bel colpo, amico. Trova il computer. Fa in fretta. Cerchiamo la data della riunione degli azionisti. Ora fa attenzione. Il canale dei dati è controllato in continuazione da programmi di sicurezza. Devi aggirarli di nascosto, altrimenti distruggeranno i dati che sposti.
Maledetto bastardo. Sei un pirata fin nel midollo, vero? Ora scendi nell'atrio. Un corriere ti aspetta. Esatto. Ho pianificato tutto quanto da tempo. Ehi, fermo. La segretaria. Aspetta. Mi invento qualcosa. Ingenua come sempre. Ora corri giù nell'atrio, prima che ti faccia esplodere l'auricolare. Non vorrei mica provare a fottermi. Ho coperto le mie tracce, le tue no. Penso che sia un po' troppo lungo. Oh, andiamo. Non è un codice segreto, per la miseria. È un caffè, cazzo. Ehi, evviva, il nostro amico. Ehi, ciao. Mi hanno detto di recuperare altri dati. Ehi, ma non volevi vedere me? Sì, due piccioni con una fava. Vediamo. Una conferenza a Chicago. Ottimo. Grazie mille. Ci sentiamo. Ciao, Rebecca. Chiamami. Piantala, Hastings. Ben fatto, amico. Ottimo lavoro. Scusa se ho perso la pazienza prima. Stai solo aiutando i buoni, te lo assicuro. Noi ti proteggeremo. Fidati. Ora torna al lavoro. Ci sentiamo. Thank you.
I nostri ricercatori hanno esplorato la vita di Altair Ibn Lahad, sperando di trovare un modello positivo per i programmi di espansione globale dell'Abstergo. Purtroppo questo assassino rinnegato è ben lontano dall'esserlo. In buona parte dei video lo vediamo dileggiare allegramente alcuni dei tabù più radicati nella sua cultura, con un'arroganza che sconfina nel messianico. Altair! No! This is not our way! To burn a man's body is forbidden! Molti nostri ricercatori pensano che le argomentazioni del suo rivale, un uomo chiamato Abbas, fossero più chiare e persuasive dei grandi scorsi di Altair. Ho fatto richiesta perché si dedichino più risorse alla ricerca di un qualche discendente di Abbas, se ne esistono. Si evince che le trasgressioni di Altair furono la causa primaria dello sfacelo dell'Ordine degli Assassini alla metà del XIII secolo. Quindi consigliamo vivamente di ignorare la sua linea e favorire una personalità più gradevole e stimolante dell'epoca. Ho un orribile presentimento. Ti accadrà qualcosa laggiù. Non lo sopporterei. Starò attento, lo giuro. E quando avrò dei soldi e una casa, tu mi raggiungerai. Presto. Caroline, vieni via! Non fare sforzi! Non posso promettertelo, Edward. Se ora te ne vai senza meta, io non ti prometto niente. Devi credere in me, Caroline. Ho bisogno della tua fiducia. Ti stai abbandonando ai ricordi? Solo una lettera da casa. Credo che non pensi più a me ormai. Oh, un cuore duro che ha fame d'amore. Forse dovrebbe indurire in altre parti. E di quale parte stai parlando di preciso, capitano Rackham? Vuoi conoscere il mio segreto, vero? Oh, sì. Un piccolo indizio, almeno. Oppure uno grosso, se ne siete all'altezza. Apri la mano. Oh. Chi è che spara? Forse
forse quelle navi che entrano in porto. Cristo.